macchine che fanno lo stesso lavoro, una per il mercato italiano e una per il mercato francese. Il lavoro qual è? Essere applicate su un carro ferroviario, ma non spaventatevi, Blend non fa solo macchine per la ferrovia. Queste macchine trovano ampia applicazione in campo ferroviario per tutta una serie di motivi, ma spesso e volentieri le sue macchine sono montate tranquillamente o direttamente su autotelai o su scarrabili. Possiamo dare veramente ampio spazio alla nostra fantasia. Per il mercato francese la scelta di portare il calcestruzzo serve per determinate lavorazioni in banchina con un nastro trasportatore. Quindi la macchina ha tutto un sistema di miscelazione che è l'uscita del calcestruzzo, dopodiché il nastro che va ad allungarsi telescopicamente e a portare il getto esattamente là dove noi lo vogliamo. Iniziamo a entrare nel dettaglio. Cilindro di comando del nastro che, pur essendo una macchina non da sollevamento, ha delle valvole anticaduta esattamente uguali a quelle dei mezzi di sollevamento. Flessibili che portano l'olio in questa parte che è soggetta ad usura, sfregamenti, anche eventualmente al pericolo di trancio, sono tutti quanti protetti con acciaio. Un'ulteriore qualità, parlavamo di acciai autoresistenziali che sono più costosi e anche flessibili e valvole che sono ovviamente più costose. I cilindri ovviamente sono tutti quanti protetti con della gomma per fare in modo che il calcestruzzo non li vada a rovinare, macchina per un mercato di un certo tipo. Stessa applicazione ma sul mercato italiano. Abbiamo la nostra macchina che sarà su un carro ferroviario molto alto e l'uscita del calcestruzzo in questo caso avviene tramite canaletta. Avrà delle prolunghe, verrà semplicemente indirizzata a destra o a sinistra a seconda di dove si deve eseguire il getto, dopodiché non ci saranno problemi di sorta, verrà utilizzato in questo modo. Due scelte altrettanto valide, pratiche a loro modo, anche a seconda del tipo di abitudine che si ha in determinati cantieri.